Investire a 20 anni, iniziamo questo percorso che ci porterà ad analizzare una serie di punti fondamentali per chi magari ha 20 anni, per chi è giovane, giovanissimo e vuole iniziare a investire, vuole iniziare a capire questo mercato. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo secondo episodio della serie Investire a 20 anni. Nel precedente episodio abbiamo visto le tre regole auree, secondo me, quindi le tre regole fondamentali per approcciarsi ai mercati finanziari. Se hai 20 anni, oggi andiamo a parlare di cosa sono gli investimenti. Se vi ricordate lo scorso video, una delle regole fondamentali era proprio quello di formarsi nell'ambito finanziario, iniziare a formarsi nell'ambito finanziario, leggendo chiaramente ed abbracciando questa materia in toto. Quindi la prima regola indicava di iniziare con la formazione. Proprio nell'ambito della formazione va a mettersi questo nuovo episodio. Oggi infatti andiamo a parlare essenzialmente degli investimenti per capire due cose fondamentali: cosa sono gli investimenti e come si dividono gli investimenti. Alla fine del video, quello che potrete ottenere sarà capire già su quali tipi di investimenti dovrete indirizzarvi, come basandovi sulla vostra simpatia a pelle. Sì, ragazzi, perché quello che è il nostro cosiddetto profilo di rischio, o meglio, quello che ci piace di più, quello che è più consono alla nostra indole, uscirà fuori alla fine di questo video, dopo che avremo analizzato tutti quelli che sono le tipologie di investimento, cosa fanno, cosa non fanno. Avrete tutto chiarissimo in testa e potrete già decidere a priori qual è la vostra tipologia di investimento preferita. Partiamo dalla cosa più semplice: cosa significa investimento? Banalmente, ragazzi, ma anche in maniera estremamente intelligente, potremmo dire che investire significa comprare un bene per ottenere un profitto. In generale, l'investimento è un'attività che noi andiamo a fare con uno scopo ben preciso: ottenere un profitto. Questo da un punto di vista di investimento di natura economica. Quindi, in sostanza, cosa faccio? Compro un bene, ragazzi, che mi genera un profitto. Questo è un investimento. Vi faccio un esempio abbastanza pratico e molto veloce per farvi capire quello che intendo. Prendiamo ad esempio l'ambito musicale. Io sono musicista, quindi si addice alla mia persona. Vogliamo andare a un concerto, io faccio il pagarino, il cosiddetto pagarino. Adesso l'hanno resi illegali. Cosa faccio? Acquisto dei biglietti per rivenderli a un prezzo superiore. Sto facendo in sostanza un investimento. È un po' la truffa in questo caso, però vi fa comprendere la logica: comprare un bene che ci produce un valore superiore. Questo è un investimento. La stessa cosa potrei farla, ragazzi, in maniera anche estremamente semplice. Se io potessi comprare un bene, come ad esempio una lattina di birra, al supermercato e rivenderla a un concerto a un prezzo superiore, anche in questo caso avrò fatto un investimento. Comprare la lattina di birra da rivendere a un prezzo superiore sarà per me un investimento finanziario. Bene, penso sia chiarissimo cosa significa fare un investimento e quindi in questo caso, appunto, comprare un bene che genera profitto. Ma questo bene, questa cosa che noi andiamo a comprare, il bene su cui effettuare il nostro investimento, che tipologia di bene è? Seguitemi attentamente, ci sono beni differenti su cui noi possiamo effettuare i nostri investimenti. In primis, i beni possono essere beni reali. Un investimento in un bene reale, il più comune di tutti, ragazzi, è comprare oro. Non ho niente di oro qui con me, ragazzi, ho la mia medaglietta Bitcoin, è dorata ma non è d'oro, però in sostanza non è a caso che la uso perché il Bitcoin è anche definito l'oro digitale, quindi va benissimo anche questo utilizzarlo come esempio. Comprare oro aspettandosi che magari il valore della nostra moneta d'oro possa salire è un investimento finanziario effettuato su un bene reale. Un altro bene, esempio reale classico su cui si può fare un investimento, è l'immobile, quindi la cosiddetta casa. Possiamo acquistare un immobile, aspettare per vedere se questo immobile si rivaluta, quindi assume, prende più valore, poi lo vendiamo ottenendone un profitto. Abbiamo fatto un investimento nel real estate, quindi nell'immobiliare. Questi sono tutti esempi di investimenti, ma quali sono quelli che ci interessano di più? Quali sono gli investimenti che sono più alla portata di tutti, che sono nel settore finanziario? Sono i beni non di natura reale, ragazzi, ma i beni di natura virtuale, che sono in sostanza virtualizzazioni dei beni reali. Facciamo un esempio: nei mercati finanziari abbiamo le azioni, le stocks.
Cosa sono le azioni? Sono una virtualizzazione dell'azienda. Possiedo un'azienda. Se comprate un'azione, un titolo azionario, voi state comprando un pezzettino minuscolo. Un pezzettino, ragazzi. Ecco, vi faccio vedere in versione Lego, ok? State comprando questo pezzettino di questa azienda, ok? Sì, questo è il Millennium Falcon, ragazzi. Quindi un'azione è una virtualizzazione dell'azienda. In pratica, se investite acquistando un titolo azionario, state comprando un pezzo di quell'azienda con tutto quello che ne deriva. Che cos'è quindi un titolo azionario? È una virtualizzazione di quell'azienda. Immaginiamo di voler prestare soldi allo Stato, ragazzi, possiamo farlo, potete farlo. È anche abbastanza semplice, a dire la verità, questa cosa. Molti di voi probabilmente lo hanno anche fatto senza saperlo, se avete un conto BancoPosta. Se vogliamo prestare soldi al nostro Stato per la sua attività, il nostro Stato ci ripaga. E in questo caso cosa stiamo comprando? Su cosa stiamo investendo? Stiamo investendo sulle obbligazioni, i cosiddetti titoli di Stato. Un titolo di Stato altro non è che prestare soldi allo Stato e ottenere più soldi di quelli che io ho prestato. In questo caso faccio un investimento in un bene virtuale che è un pezzettino dell'operato del nostro Stato. Possiamo anche investire su più stati, non è detto che dobbiamo investire solo su quello italiano. Per esempio, possiamo comprare i titoli di Stato americani o i tedeschi o i francesi o gli spagnoli o anche quelli della Grecia o anche quelli dell'Inghilterra. Insomma, possiamo investire sull'attività statale di tutti gli stati del mondo. Poi, ragazzi, esiste la terza categoria di beni su cui si può investire, che sono i cosiddetti beni ipervirtualizzati. Ragazzi, queste definizioni le ho date io, quindi non le trovate in giro, ma servono per farvi capire dei concetti molto importanti. Ipervirtualizzato cosa significa? Immaginiamo di avere le azioni, come ve le ho spiegate prima, le stocks. Immaginiamo di non averne una, ma di averne 100, 200. Poi ci mettiamo dentro due obbligazioni in questo grande paniere gigantesco e abbiamo fatto un fondo finanziario. Un fondo finanziario altro non è che l'insieme di beni virtualizzati, come ve li ho elencati prima, cioè l'insieme di azioni e obbligazioni. Se le mettiamo insieme, facciamo una bella torta, un bel ingrediente, c'è fuori un fondo che può essere bilanciato, un po' meno bilanciato. Semplicemente cosa cambia, ragazzi? L'asticella. Se il fondo ha più azioni e meno obbligazioni, è più speculativo e meno bilanciato. Se ha più obbligazioni e meno azioni, è più bilanciato. Facilissimo. Quindi un fondo, ragazzi, è composto da beni virtuali, cioè da azioni, obbligazioni. Alcune volte ci possono essere dentro anche le commodity, che come vi ho detto prima sono beni reali, che sono l'oro, il petrolio, l'acqua. Ricordatevi sempre che il fondo è gestito da un gestore, cioè c'è un team, ragazzi, una persona dietro che decide quando comprare un'azione, quando venderla, quando entrare su un'obbligazione, quando venderla. Il gestore, in sostanza, con tutto il suo team, fa le sue analisi, quindi è un grande trader, chiamiamolo così. Ed è grazie al gestore se il fondo va bene o male. Però, ragazzi, il gestore va pagato, quindi il fondo finanziario costa, ragazzi, perché dovete pagare il gestore, cioè chi decide quante azioni ci stanno dentro e quali azioni ci stanno dentro e quali obbligazioni, eccetera. E poi va pagata tutta la filiera, ragazzi, perché i fondi di solito sono venduti dalle banche, quindi vanno pagati i promotori finanziari. All'interno della quotazione del fondo voi pagate tutte queste figure professionali. E poi c'è l'ETF. L'ETF cos'è, ragazzi? È un fondo, la stessa cosa di un fondo, però passivo, cioè replica un indice di riferimento. È una replicazione, non so, per esempio, dell'indice Standard Poor's 500, l'S&P 500 americano, ragazzi, è l'indice con le 500 aziende più capitalizzate del mondo, che sono quotate sulle borse americane. Per esempio, se io voglio investire su tutte quelle aziende, posso farlo comprando un ETF che replica quell'indice, l'S&P 500. L'ETF ha un vantaggio rispetto al fondo, che essendo passivo non c'è il gestore, ragazzi, non c'è il gestore, quindi costa molto molto di meno. Ricapitolando, possiamo investire in beni di natura reali, che sono l'oro, il petrolio, l'acqua o gli immobili, e possiamo investire invece in beni virtuali, che sono le azioni e le obbligazioni, oppure in beni ancora più virtuali, che sono i fondi o gli ETF. Per non parlare di tanti altri prodotti finanziari ipervirtuali, ragazzi,
ragazzi che ci sono, come i futures, le opzioni. Però questo è un video basic, quindi ci fermiamo qui. Adesso, come vi avevo promesso alla fine del video, dobbiamo decidere quale di questi beni va al nostro caso. Immaginate intanto di poter investire in maniera estremamente facile su tutti questi beni, perché è possibile farlo attraverso il trading online oppure attraverso un semplice conto corrente bancario anche in Italia. A questo punto dobbiamo dire qual è il tipo di investimento più adatto a me. In base a cosa lo scegliamo? In base al grado di rischio o semplicemente movimento, fluttuazione di questo investimento. Se vogliamo rischiare un po' di più, possiamo decidere di comprare le azioni, che sono un investimento estremamente speculativo insieme ai cosiddetti beni reali, ragazzi, perché anche i beni reali, le commodity e gli immobili sono estremamente rischiosi, perché hanno una fluttuazione del prezzo di mercato, in questo caso, molto molto ampia, ragazzi. Sì, lo so che l'immobile in Italia ancora si pensa essere un investimento di natura non rischiosa, ma bensì, ragazzi, invece è l'investimento più complicato di tutti, molto spesso è più complesso anche dei titoli azionari. Quali sono gli investimenti invece garantiti, non speculativi? Le obbligazioni, e quindi facciamo riferimento ai titoli di Stato. Perché? Perché il titolo di Stato, ragazzi, vi dà un rendimento garantito che si sa, si conosce a priori, prima dell'investimento. Non avete necessità di vedere come va a finire, sappiamo già come va a finire. C'è solo un rischio relativamente alle obbligazioni: fallimento dell'azienda a cui avete prestato i soldi. Se prestiamo soldi, ad esempio, allo Stato italiano comprando un titolo di Stato italiano, l'unico problema è il fallimento dello Stato italiano. Ma fin tanto che lo Stato non fallisce, noi avremo garantita la somma e il rendimento di quel investimento. Perciò, ragazzi, esistono queste due macro strutture, queste due macro classi: investimenti speculativi e investimenti a capitali garantiti. Investimenti speculativi, azioni e beni reali come l'oro, ad esempio, il petrolio, l'acqua oppure gli immobili, e poi a capitali garantiti, obbligazioni, conti deposito per esempio. Dov'è l'ago della bilancia, ragazzi? Ovviamente, come sempre, rischio uguale rendimento. Più rischio, più rendimento possibile. Meno rischio, meno rendimento possibile. Vi si è accesa la lampadina? Quale tipo di bene è più adatto per investire secondo voi? Lasciatemelo scritto nei commenti, ragazzi. Nei prossimi video di questa serie inizieremo a entrare nel vivo, inizieremo a capire come effettuare un investimento su un bene reale, quindi su un bene speculativo, e poi parleremo anche delle obbligazioni e come effettuare un tipo di investimento anche sulle obbligazioni. Cercheremo di capire anche quale piattaforma utilizzare, soprattutto quale conto corrente, e vi spiegherò e vi farò capire in questa serie, ragazzi, che è veramente veramente molto semplice, perché a volte la difficoltà sta solo nel non sapere da dove iniziare. Bene, ragazzi, lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video, scrivetemi nei commenti quale è il tipo di bene che vi piace di più, su cui voi investireste i vostri soldi. Noi ci rivediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale come sempre se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti.